Stasera te ne dico che forse non è troppo tardi. Mamma! Io ci ho provato a smettere un sacco di volte, ma non ci sono mai riuscito. E io speravo che se si faceva la ragazza almeno la smetteva di essere così strano. Pensavo, se no lo sai cosa succede, se poi lo viene a sapere mia madre. E poi che il Mirko è strano. E allora quale serio? Io gli dico, ma che cosa è che c'hai nella testa che non riesci a mandare via? E lui non risponde. E mi guarda con quegli occhi. Come quando da piccolo gli domandavo, ma perché tremi in classe? Ma che cos'è che ti fa tremare? E lui non rispondeva. E mi guardava con quegli occhi. Io ci ho provato a smettere, ci ho provato in tutti i modi, ma non ci sono mai riuscito perché in fondo mi piace. Cristo, se me la ricordo quella cazzo di sera che l'uomo ha schiacciato la luna come una merda gialla schiacciata, cazzo! Merda gialla schiacciata, universo buio, buio, buio come il buco del culo! Io ho pensato, la mia vita non è quella che voglio, ma quella è e me la tengo. E così la depressione ti è passata. A te. E mi è venuta a me. E quando poi te sei morto di ictus, lo sai che cosa mi ha detto il Mirko? Mamma, hai visto che non gliel'ho mai detto al papà? E io l'ho capito che in tutti quegli anni lui si era tenuto quel nostro segreto, che quella era l'unica cosa che io gli avevo dato a mio figlio e che lui se era tenuta stretta, quella cosa schifosa, le botte e dargli del ritardato. Era stato il gesto d'amore più grande che io ero stata capace di dargli a mio figlio. Le botte e dargli del ritardato. Adesso è tardi, devo chiudere l'edicola, gli ho detto davvero, lasciatemi andare a casa, mia madre mi sta aspettando, lasciatemi. E loro, dobbiamo restituirti la tessera, quale tessera? Io non ho nessuna tessera, guardate che c'è uno spazio. Ah! Ah! Così mi fate male. È una, l'unica cosa che mi frega è che te non me l'hai detto. Te non me l'hai detto. Mai. Perché non me l'hai detto? Ma te dovevi dirmelo. Ma te dovevi dirmelo, perché poi hai visto che ti hanno ammazzato in quel modo. Di botte. Dovevi dirmelo, perché se io lo sapevo, ma te lo sai che cosa potevo fare io, ma te lo sai che cosa facevo io, ma io mica te le davo le botte stavolta, no, io ti aspettavo, io la domenica sera ti aspettavo e preparavo la cena per me e per te. E poi guardavo la televisione vicino a te. E poi lo tenevo anch'io, il segreto. E non lo dicevo a nessuno.
A nessuno. Te lo sai, vero Mirko? Te la senti questa cosa, Mirko? Che io non lo dicevo a nessuno. Io non lo dicevo a nessuno. A nessuno lo dicevo. A nessuno. A nessuno lo dicevo. A nessuno. A nessuno. A nessuno.